Buonasera ragazzi, allora adesso che sto un po' meglio perché comunque mi va e mi viene la febbre, quindi ma approfitto adesso che sto un po' meglio, poi vediamo anche per domani sera per il post partita come starò, spero di stare bene. Comunque, allora, siccome alcuni fenomeni sono tornati a fare video come ben sappiamo, parlano di Conte, del Chelsea come fosse la Juventus, e questi qui, ma non è solo uno, ce ne sono tanti, non è di tantissimi, questi qui considerano più il Chelsea e Conte della Juventus e Allegri, e questo fa ben capire di chi, di cosa stiamo parlando. Quello che a me diciamo fa specie è che fanno, diciamo, considerano il campionato inglese 2-3 livelli sopra il nostro, in un campionato dove Gabbiadini fa gol all'esordio, va bene, poi vabbè, ha perso, però ha fatto gol all'esordio. Niang fa gol, Ranocchia sembra Nesta. Insomma, io non so come si faccia a dire che il campionato inglese sia superiore al nostro. Il Chelsea ha 12 punti, il Liverpool ha perso, adesso non mi ricordo dove, però ha perso fuori casa in un campo per niente difficile. Il Chelsea vince, per carità, però anche come è successo poco fa, poco tempo fa, qualche giorno fa, quando pareggia, anche le altre non ne approfittano perché comunque perdono o pareggiano pure loro. Oggi, appunto, il Liverpool ha perso e il Chelsea ha vinto il derby contro l'Arsenal. Questo sta a dimostrare alla fine, ragazzi, che il campionato inglese è 2-3 livelli sotto il campionato italiano. Perché a mio avviso, non so, adesso paragoniamo. Boh, adesso non mi viene in mente. Boh, l'Arsenal, ad esempio, anche l'Arsenal o il Liverpool. Secondo me, magari come mentalità sono superiori Arsenal e Liverpool a Roma e Napoli. Però qualitativamente Roma e Napoli sono superiori a Arsenal e Liverpool. Ma senza alcun dubbio. Cioè, lungi da me fare elogi a Roma e Napoli perché sapete quanto io non li sopporti. Però Roma e Napoli sono nettamente superiori di Arsenal e Liverpool. Poi la Juventus vince perché, per il momento, vince perché comunque è più forte. Ma ripeto, il fatto di basare tutto, di concentrarsi sul Chelsea, su Conte per sminuire il lavoro di Allegri, anche quando gioca bene, quando finalmente ha trovato il modulo, ma poteva farlo prima, probabilmente prima non poteva farlo perché non aveva ancora i meccanismi giusti, non aveva i giocatori, perché ricordiamo che comunque 2 mesi è stato fuori Dybala, 1 mese è stato fuori Higuaín, poi è stato fuori 6 mesi Marchisio. Abbiamo avuto parecchi infortuni in difesa e quindi non era assolutamente facile, facile, ok? Perché poi questi qui, sapete anche a chi mi riferisco, questo qui che fa video, parla ad esempio, ma al secondo tempo ultimamente la Juve poi cala, ma è normale, cioè è normale. Nel primo tempo dobbiamo chiudere le partite 3-4-0 perché abbiamo le occasioni, a Reggio Emilia non è successo che siamo calati, però comunque contro il Milan ad esempio era successo, ma è quello che dicevo io, è normale che se poi tu attacchi dall'inizio, fai bel gioco per carità, però spendi parecchie energie perché in questo modulo Mandzukic e Cuadrado ad esempio spendono molte energie, è normale che nel secondo tempo un po' cali, ma questi qua, sapientoni di sto cazzo, pensano di sapere tutto e poi alla fine si contraddicono da soli, poi questo qui parla, sì ma avete giocato, cioè non potete dirmi che perché voi avete giocato a calcio, potete parlare e avete giocato, non so, in terza categoria o giovanile. Allora, tralasciando che comunque il fatto magari di un ragazzino che gioca 15 anni a calcio adesso non lo fa competente adesso, lo farà competente fra 5 anni, quando diventerà uomo, quando quello, anche le giovanili ti creano e ti crescono come esperienza. E appunto fra 5 anni sarà utile. Ragazzi, Mourinho cosa ha vinto da giocatore? Dov'è che ha giocato da giocatore? Ha giocato in squadre di merda in Portogallo. Poi, come allenatore, ha vinto 2 Champions League, ha vinto qualche campionato di qua e di là. Quindi io non penso, ripeto, uno che ha giocato a calcio sa, anche a livelli giovanili, anche a livelli dilettantistici, sa come si vive lo spogliatoio, sa molti episodi che possono succedere, come la mancata stretta di mano di Dybala che avete fatto un casino pazzesco per il cazzo, inutilmente, veramente. Ha sbagliato, lo sa anche lui, però sembra che abbia ucciso qualcuno, sinceramente, e per me questo è sbagliato. E, appunto,
il fatto di comunque aver vissuto lo spogliatoio anche per 13 anni a livello giovanile, o appunto poi fai, non so, la terza categoria, seconda categoria, prima categoria, comunque è un'esperienza, è cioè uno che è cresciuto comunque nei campi da calcio, sa sicuramente di più di uno che non è cresciuto tanti anni o non è cresciuto mai in un campo da calcio, perché poi io, ad esempio, dopo gli anni che ho fatto da calciatore, tra virgolette, a livello giovanile, poi comunque ho continuato a andare a vedermi le partite giovanili, le partite delle prime squadre, così, perché mi piaceva farmi un'idea. Ripeto, ho parlato anche con alcuni allenatori perché mi piaceva confrontarmi, capire come e cosa prova un allenatore. Cioè, questo significa vivere il calcio, vivere il campo, non guardare la partita finita lì, tirare le proprie conclusioni alla cazzo e basta. Io, ripeto, dopo i miei 13 anni di calcio a livello giovanile, ho continuato comunque a masticare calcio, non solo quello di Serie A, ma anche a livello dilettantistico o giovanile. Quindi questo significa capire di calcio, ma purtroppo questi qua non ci arrivano. Beh, ovviamente uno che dice che Allegri deve andare con 7 attaccanti e poi si lamenta che nel secondo tempo calano, sinceramente. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Nessuno discute le qualità e il carisma di Conte, questo sia chiaro. Conte è carismatico, è un grande allenatore, cioè bravo allenatore, deve dimostrare in Europa, perché in Europa con noi ha fatto figure di merda. Vediamo con i giocatori che lui voleva, giusti, il prossimo anno cosa farà in Europa. Per il momento resta un buon allenatore, vincere il campionato di Premier League. Bravo, però dire che la Premier League è superiore al campionato italiano è molto una fesseria, perché anche Evra, quando è arrivato alla Juventus, ha detto: qua ci sono dei ritmi che in Inghilterra non c'erano. Quindi, se lo dice un giocatore che ha vissuto Premier League e Serie A, un motivo c'è. Un saluto a tutti, buona serata e spero che ci vediamo insomma domani per il post partita. Sempre fino alla fine, forza Juventus, ma forza Juventus, no forza Conte, forza Chelsea, forza Juventus e sostenere la Juventus e Allegri, perché per il momento è il nostro allenatore.